prendo un po' la sprovvista, non sono neanche preparato nulla perché ho la fortuna, e l'avrete anche voi, me lo auspico, me lo auguro, già alcuni di voi hanno questa fortuna, anche Brignone, di essere amministratori comunali. E essere amministratori comunali nei comuni dove siamo noi, cioè non nelle grandi città, dove magari girano ancora con l'auto blu gli assessori, ma noi giriamo con la pala in mano, no? Stamattina c'era da togliere la neve e gli operai, uno si è rotto la schiena, l'altro all'ospedale, e allora gli amministratori devono avere gli oneri e gli onori. E pertanto anche con gli amministratori dei piccoli comuni che conosciamo, come Tarantasca, c'è Brignone, ha avuto anche un ottimo esito elettorale, come tanti altri giovani sono le amministrazioni. Tra il gruppo giovanile c'è un giovane che spicca, che ha 18 anni ed è già assessore del comune di Pradleves. Pertanto l'indirizzo che la Lega sta dando a me sembra molto molto chiaro, l'ha detto bene anche prima Brignone, cioè i giovani stanno crescendo, e stanno crescendo all'interno di un movimento che gli dà la possibilità di crescere, perché io a volte, io sono già al secondo mandato di segretario provinciale, pertanto vi dico che a volte mi sono anche trovato in situazioni dove eri con rappresentanti della politica, della PDL, Forza Italia, che era prima N e l'UDC, e vi assicuro che non era facile, perché questa gente qua è gente, li chiamano i vecchi volponi della politica, no? Mi sono trovato anche in alcune situazioni non facili, però una persona quale Umberto Bossi ha creduto fortemente nei giovani e dà ai giovani questa possibilità di crescere nelle amministrazioni, all'interno della Lega. Nella Lega abbiamo un collettore giovanile giovanissimo, io sono segretario provinciale secondo mandato, saluto Gianna Gancia che sta arrivando insieme all'assessore Fidelizio Gregorio, il capo di gabinetto Santagli. Dicevo che ci dà questa opportunità attraverso i giovani di costruire una politica alternativa. Una politica importante che adesso ci giochiamo in questi mesi, che è la madre di tutte le battaglie, è quella della regione Piemonte. E adesso che ci penso, parlare di qua, 6 anni fa io sono stato eletto segretario provinciale proprio qua, e vi dico che è stata la prima volta che ho parlato in pubblico. Adesso non è che sia migliorato tanto, ma avevo una grande tensione addosso, avevo dovuto fare 4 km per stemperare la tensione. Nonostante tutto questo, abbiamo degli assessori giovanissimi, avete visto, a parte Bergesio non è tanto giovane, 90 anni questo. 92. Ma giovane dentro, non fuori. Questo è vero, bravo Giorgio, giovani dentro, ma è una battuta ovviamente. Abbiamo Federico Gregorio Sacchetto, un capogruppo giovane, voi guardate i capigruppi della provincia di Cuneo, lui è più giovane, anche lui ha la prima esperienza, però i giovani vanno costruiti. Ne parlavo proprio con anche con Brignone, sarebbe opportuno adesso sotto elezioni, è difficoltoso organizzarlo, ma dopo le elezioni organizzare una scuola politica per i giovani, per le sezioni. Ovviamente farla per farla, come la fa qualcuno, non sono d'accordo. Io preferisco farla con un bel progetto, fare delle serate con segretari comunali, spiegare ai giovani che cos'è amministrare un comune, cosa vuol dire fare il sindaco, che cos'è la giunta, perché a volte ci troviamo anche in situazioni dove alcuni non sanno neanche che differenza c'è tra il consigliere comunale di opposizione e di maggioranza, no? Anche i cittadini a volte, no? Io sono stato 5 anni in minoranza e la gente ti dice: ma via ti fai niente, ma via ti fai niente, sono l'opposizione, mi fu niente, però non riescono a capire che c'è la differenza di uno che governa, cioè in maggioranza, e quello che è in opposizione, che ha poco potere. E allora vedremo di organizzare questa scuola politica. Io non posso che elogiare anch'io l'operato di Brignone in questi mesi, ha lavorato in sinergia, una grande dote che non tutti hanno, che è quella di riuscire a fare gruppo. Fare gruppo è importante perché riesce a creare una sinergia, una collaborazione, e i risultati li si vedono oggi. Una bella platea di giovani che hanno voglia di ascoltare, hanno voglia di imparare, e l'iniziativa ancora più lodevole è quella di preparare questi ordini del giorno, tra virgolette, su problematiche, tematiche locali, e poi ottenere delle risposte da chi deve dare delle risposte, dalla provincia. Io ho detto la mia disponibilità, sono vice sindaco Caraglio, volentieri per quanto riguarda l'amministrativo ci sono, per la provincia, per la regione e per lo Stato verrà anche il sottosegretario Davico, pertanto dare delle risposte. Il nostro motto
è concretizzazione dell'azione politica sul territorio. La gente ne ha le palle piene di sentir parlare politici di cose stratosferiche, progetti che non sono realizzabili. Noi siamo qui per concretizzare l'azione politica sul territorio. La gente vuole dei risultati e noi, con le elezioni di Roberto Cotta alla Regione Piemonte, glieli daremo. Grazie.